Lì dove Roberto Rossellini girò le scene di alcuni suoi film indimenticabili, sorge oggi un nuovo polo culturale multidisciplinare. Lo spazio Rossellini si trova all'interno della struttura che ospita la omonima scuola di cinema e TV. Da oggi questo teatro viene restituito alla città. Oggi è un'altra buona notizia per il Lazio, perché ieri c'è stata questa notizia incredibile dello sviluppo e dell'esplosione dell'export. Oggi è la notizia di un investimento su uno dei pilastri più importanti del nostro sistema, che è la cultura. Noi abbiamo investito milioni di euro per riaprire una rete di teatri come mai non c'è stata nella nostra regione, e oggi si continua con il lancio di un cartello che fa della rete dei teatri del Lazio uno delle reti più importanti di tutto il paese, e questo grazie a quanto su questo investimento abbiamo fatto fino ad oggi. L'inaugurazione ufficiale avverrà il 19 settembre con una festa in cui si esibiranno tra gli altri i ministri Giancane e Campos, un nuovo luogo in cui fare musica, danza, cinema e teatro aperto ad un pubblico eterogeneo. Per noi è un onore poter ospitare dentro questo territorio la realizzazione di un sogno, che è quello del ripristino di uno spazio così importante dove nasce questo teatro meraviglioso all'avanguardia per quello che è lo scenario romano, in un quartiere che ne ha bisogno, perché il quartiere di Vasca Navale è un quartiere che ha delle perle importanti come l'Istituto Scolastico Rossellini, l'Istituto di Cinematografia all'avanguardia nel resto della città, ma che ha anche bisogno di tanta attenzione. L'estate delle meraviglie della Regione Lazio si concluderà il 21 e 22 settembre con la 2 giorni di eventi tra festa e teatro, che proporrà spettacoli insieme a seminari, laboratori e visite guidate.